Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo un nuovo fucile. Vi sto in realtà prendendo in giro perché non faremo la recensione di questo bellissimo RP9 della GNG, ma bensì faremo un progetto custom. Grazie, calmatevi adesso. So che non ne portavamo uno da un po', ci fanno macinare una buona quantità di visual, quindi vi chiedo già in anticipo 100 like, altrimenti vengo a casa vostra e mi rubo i vostri fucili e li aggiungo alla mia imponente collezione. A proposito di collezione, state tuned perché a breve faremo la recensione. Prendi me. Faremo uscire l'aggiornamento della camera, sono cambiate tante cose da questa estate in quarantena, quindi spero che siate carichi. Arriviamo a 300, mi piace, andiamo, sono pochissimi. Non ve li chiedo mai a sto giro, ve li chiedo fatemi godere. Detto ciò, bando alle ciance, passiamo alla customizzazione di questo bellissimo fucile. Ma prima, sigla. Parliamo brevemente del fucile prima che appunto lo si vada a customizzare in maniera malvagia. Allora, come potete vedere, è una RP9 della GNG. Gli interni sono estremamente ben fatti, ha addirittura fast trigger e MOSFET E2. Questo vi permette quindi di regolarvi la raffica per sparare anche i tre colpi. Molto figo, molto piacevole. Il calcio è la cosa che mi piace di più. Questo calcio da PDV mi piace veramente un botto. Molto figa anche l'asta d'armamento, ovviamente ambidestra, che fa la sua sporca figura. Sembrano le ali del demonio. Guardatelo e ditemi se non è il simbolo di Batman. È fenomenale. È veramente molto curato, mi piace molto. Tacche di mira ovviamente sono quelle vostre tacche di mira standard in metallo. È ovviamente molto corto, quindi perfetto per il CQB. È lungo tra i 500 e i 590 mm a seconda che il calcio sia totalmente aperto o no. Ha una canna interna da 150 mm, ovviamente è molto corta, ma dopo vi farò vedere un semplice trucco per allungarla. Si chiama spendere soldi. Può montare batterie da 7.4 oppure anche 11.1. Nella scatola però troverete solamente le 7.4. Gearbox è una versione 2 in metallo, quindi ovviamente il suo gearbox standard. Spara abbastanza preciso per quanto la canna sia molto lunga. Molto lunga. Ma in realtà è il ratio di fuoco che vi interessa, che è bello cattivo arrabbiato. E per quelli di voi che si stanno chiedendo quanto pesa, visto che è così piccolo, riesce comunque a pesare i suoi 2,3 kg. È poco, perché quando avete un fucile così piccolo, super compresso, neanche lo sentite come peso. Quindi vi permette veramente di avere un fucile molto compatto, il cui ratio di fuoco è chiuso, in quanto non vi si muove più di tanto mentre sparate, ed è un'ottima arma da CQB. Ma noi la trasformeremo in qualcosa che si può adattare a qualunque situazione. Passiamo quindi alle modifiche. Prima modifica che andremo a fare è montare ovviamente un sistema di mira opto elettronico. Quanto mi sento intelligente quando lo dico. Cosa potremmo montarci quindi se non un bellissimo mirino SRS? Tada! Ragazzi, questo mirino è veramente molto figo. Quali sono i vantaggi e perché ci ho montato questo mirino? Molto brevemente, beh, essendo così ampio permette l'entrata di tantissima luce. Infatti potete vedere addirittura l'apertura qui dietro quanto è larga. Questo vi garantisce ottima visibilità sia di giorno che di notte. Giorno e notte, 24 ore, sempre in funzione. Ovviamente quando mettete un mirino del genere che vi costa centinaia di euro, potrebbe essere, come dicevo... potrebbe essere un'ottima idea metterci anche questo bellissimo filtrino antiriflesso, ovvero il flash killer. Sostanzialmente impedisce che sul vostro obiettivo rimbalzi troppa luce. Ti avviti o mi prendi per il naso, simpaticone? Oh, stracazzo di Gundam. Perché le cose mi devono odiare proprio quando giro i video. Come vedete, impedisce quindi che vi arrivi un bellissimo pallino sulla vostra ottica da centinaia di euro. Allo stesso tempo elimina quello spiacevole effetto di rimbalzo di luce che vedete sempre in COD quando i cecchini vi scoppiano in multiplayer. Fatto ciò è perfetto. Avete la possibilità di ovviamente regolare la luminosità, alzo e deriva. È veramente molto carino. Poi essendo il fucile piccolo, avere un mirino così grosso ci sta bene. Abbiamo dei piccoli problemi tecnici perché non troviamo più le vinte di questo paramano che ci volevo montare. È della Castellan, è molto figo perché è estremamente sottile, è fatto in alluminio aeronautico, è molto sottile e vi permette di bloccare la mano sia sul davanti che sul dietro. Abbiamo trovato finalmente le nostre bellissime viti che adesso dovremmo andare a inserire in questa maniera. Io poi qua velocizzo e voi non vedrete nulla di tutto questo. Tu? No. Tu? No. Devo andare avanti tutto il giorno? No. No. Tu sei lei. Oh!
Quello che manca adesso in realtà è un bellissimo spegnifiamma per rimuovere questo qui tutto arancione merdoso. Questo è molto particolare, molto carino, dà al fucile un taglio un pochino più particolare, meno visto, ed è molto carino. Stiamo parlando comunque del cookie cutter, per quelli che lo conoscono così. È la replica di un SBR Type 3, ha un look un pochino più personale e soprattutto non mi va ad allungare la canna che voglio mantenere corta. Mi metti la clip degli aristogatti del tipo che svita la penna per infiniti minuti. Testamento, eh? Ah, testamento. Esattamente. Guardate cazzo che bello. Sembra un piccolo draghetto. Visto che questi caricatori lunghi sono sì carini, ma non si sposano perfettamente col look del fucile che vogliamo noi, è il momento di metterci qualcosa di più incazzato. E quel qualcosa di più incazzato è un bellissimo caricatore drum mag della G&G. Qual è il vantaggio sostanziale? Beh, che non dovrete girare con 350 caricatori monopilari infilati nel tattico, ma vi basterà uno di questi e un paio di caricatori di riserva per macinare chiunque vi si pari davanti con questo piccolo frullino. Altro vantaggio sostanziale di questa bellissima cosa è che vi basterà girare, posso dirlo come se non fossi spastico? Vi basterà girare la rotella per cacciare i pallini all'interno del fucile. È molto comoda rispetto a quelle rotelle solite che trovate di sotto, perché non vi segano le dita ed è estremamente facile utilizzarla, quindi vi basta veramente poco per imparare a diventare dei maestri nell'utilizzo di questo piccolo accessorio. E niente, e poi c'è, ragazzi, una mini gun. La nostra piccola creazione è quasi pronta. L'ultima piccola cosa che manca è il frenapollice. Che cos'è il frenapollice? Beh, è semplicemente un copririsc che noi andremo a montare qua sopra, che ci permette di tenere fermo il nostro ditino quando andremo a impugnare il ris del fucile, in modo tale da poterlo prendere nella sua pienezza e non solamente in una parte. In maniera salda. Il fucile è perfetto, come potete vedere la mano si blocca in maniera perfetta sia di sotto che di sopra. Ragazzi, quanto è bello questo tatuaggio, commentatelo nei commenti che sono stati creati apposta. Vi permette di tenere il pollice ovviamente super bloccato e il fucile è una cazzo di bomba. Come vi ho già fatto vedere, questo è il prodotto finale. Mi piace davvero tanto, guardate il fatto che devo alzare un pochino il calcio. Così, ragazzi, è veramente una bomba. Ve lo faccio vedere un pochino di lato. È veramente veramente figo. Mi piace veramente tanto, soprattutto perché è molto molto ergonomico. Avendo anche la canna più corta, ovviamente è più facile girare gli angoli o passare in mezzo alle porte, quindi questo è veramente quello che definirei uno dei fucili da CQB definitivo. Spero che questa customizzazione vi sia piaciuta, a me piace veramente tanto e infatti penso che me lo porterò a casa, non sto scherzando. Vi linko in descrizione tutti gli accessori che ci ho messo sopra, e in modo tale che li possiate trovare se già possedete questo fucile, un fucile simile, e volete appunto agghindarlo come un albero di Natale come ho fatto io. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per l'Instagram sia mio che del Monopoly Software e il sito web che sarà online dal 10 ottobre, su cui troverete tutte le cose incredibili che io sto recensendo. Se guardate la recensione Che Dolore dal 10 ottobre troverete già tutti i link attivi. Qui da Red è tutto e stay angry! Tot di La rotella per ovviamente buttare i pallini appunto su.